Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Un saluto da Fabio Caresse e da Luca Marchegiani, che mi affiancherà per il commento tecnico. Ciao Fabio, io sono pronto. Tu sei pronto? E a casa? E potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. Dunque, calcio d'inizio. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Nella gara di oggi terrei d'occhio Douglas Costa. Un giocatore che con la sua velocità può fare davvero la differenza nella tre quarti avversaria. È molto abile nel dribbling grazie al suo fantastico controllo di palla nello stretto. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Nessuno raccoglie il traversone. Non riesce a raggiungere il pallone. C'è la palla lunga, in avanti. De Silvestri. Gjaic. Iago Falche. E trova il compagno. Matuidi. Cuadrado. Palla in avanti, verso il compagno. Cerca un compagno. Bell'intervento, l'arbitro dice che non c'è fallo. Iago Falche. Prova la verticalizzazione. De Silvestri, lungo passaggio in avanti, cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. De Silvestri raccoglie un passaggio dalle retrovie. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Chiellini. Pjanic. Se vi siete sintonizzati solo ora c'è poco da dire. Un paio di incursioni in avanti senza esiti rilevanti. Arriva Higuain. Si allunga e trova la palla. Fase di stallo. Palla in profondità sulla fascia. Dybala cerca spazio. Bella apertura. Baselli. Gjaic. Matuidi. Si fa vedere. Matuidi. Palla fuori di un soffio. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. La mette sulla sinistra. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Bella palla di Costa. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Conclusione fuori di un soffio. Peccato per lui. Il tentativo era ottimo.
Il Torino si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Niang. Baselli prova con la palla lunga. Jajic può calciare. Cercano il attenzione al tiro. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Cerca il tiro. Matuidi preferisce il retropassaggio. L'appoggia sulla fascia. Allarga sulla fascia. Prova la giocata di Fino. E passa. Salta e colpisce di testa. Va rapido sulla respinta. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Higuain ha cercato il gol, non ha avuto fortuna. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Niang. Ora Belotti. Dick Steiner. Questo sarebbe veramente il momento perfetto per sbloccare il risultato e andare a riposo in vantaggio. Alexandro. Dybala. Molinaro. Niang. Prova a passare con un pallone profondo. Pericolo! Dick Steiner cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. E il primo tempo finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Beh, finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. L'azione è già ripresa. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Qui deve tirare. Il portiere si oppone. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Baselli può andare alla conclusione. Prova il filtrante. Ha la possibilità di andare verso la porta. Costa. Matuidi. Dick Steiner. Cerca la profondità. Sulla fascia. La butta in mezzo. Incornata! Si libera la grande. La butta via e fa respirare la difesa. Matuidi. Occhio al cross. E va a colpire di testa. E il pallone finisce in rete. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Higuain ha dato prova di grande forza fisica. La difesa gli stava addosso, ma non c'è stato nulla da fare. Quando fa così è davvero inarrestabile. Zero dunque.
Ma è la sua natura. Quando la squadra ha bisogno, lui c'è. Ora Belotti. Ottima la pressione difensiva. Decidono di giocarla all'indietro. Rincon. È davvero una bella serie di passaggi questa. Palla giocata alta sulla fascia. Jaic. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Intervento del portiere. Cerca il passaggio, per tocca con la testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Douglas Costa, Iago Fall. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Preferisce l'approccio diplomatico. Il cartellino rimane nel taschino. Il Torino non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Iago Falche. Pjanic riconquista la palla. Pjanic non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Alessandro, palla al centro, va di testa! Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Se ne va! Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Matuidi ci mette il piede. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Jaic. Ottimo il fraseggio. Prova la giocata nello spazio. Può cercare il taglio in mezzo. Cerca un compagno. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Riceve in ottima posizione. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Si stanno muovendo molto bene. La difesa è alta e compatta. Baselli. Pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. Palla larga in profondità. Buon lancio. Riceve il passaggio, va al tiro. Bella parata! Che grande parata! È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. C'è il retropassaggio. Può concludere. Grande parata dell'estremo difensore. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Una giocata pazzesca di Belotti, pazzesca! Trovano il pari all'ultimo respiro, grande entusiasmo dei tifosi. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Finisce in parità.
e nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. Io credo che sia un risultato giusto. Il direttore